reduci, sottufficiali, legione d'onore del Pantheon, qualcuno la dimenticherà, combattenti e reduci, e soprattutto Michele Gargiulo, che da anni io lo definisco quasi un nuovo ragazzo del 99, che con quegli ideali che avevano i ragazzi del 99 porta avanti il tricolore e porta avanti questo ricordo. Ma voglio ringraziare soprattutto i ragazzi, io penso che il senso di questa manifestazione è soprattutto per loro, perché senza memoria del passato non c'è futuro. I ragazzi devono capire che oggi, su questa pietra che non vediamo oggi perché a giorni inaugureremo questo monumento, si sono scolpiti dei nomi di persone che con il loro sacrificio, con le loro sofferenze hanno reso possibile questa bella giornata di oggi, hanno reso possibile un'Italia unita, un'Italia in pace. E oggi si celebra la festa dell'unità nazionale delle forze armate e mai nome è stato più appropriato. Si tratta infatti di un evento che ha unito sempre tutta la nazione, e questa manifestazione è l'unica festa nazionale che è stata celebrata in Italia prima, durante e dopo il fascismo, a dimostrazione di come differenti regimi politici, ideologie e partiti si siano riconosciuti in questo momento costitutivo dell'identità nazionale. La data scelta rievoca il 4 novembre del 1918, quando con l'armistizio di Villa Giusti a Padova, l'Italia, alleata con Francia, Inghilterra e Russia, sconfisse l'impero austro-ungarico e si concluse la Grande Guerra. Questo è il nome con il quale le cronache dell'epoca definirono l'evento bellico, poi passato alla storia come Prima Guerra Mondiale. Fu chiamata Grande Guerra quella guerra perché mai prima di allora tanti stati si erano combattuti contestualmente coinvolgendo milioni di uomini. Un'intera generazione fu strappata alla vita dei campi, delle officine e lanciata spesso del tutto impreparata su campi di battaglia. Naturalmente anche in Penisola Sorrentina, nella nostra Sant'Agnello, in tutti i comuni d'Italia c'è una generazione passata alla storia come i ragazzi del 99, si tratta degli iscritti delle liste di leva che nel 1917 compivano 18 anni, che fu impegnata nella parte finale della guerra, quando dopo la rottura del fronte a Caporetto e l'invasione massiccia del territorio nazionale da parte delle truppe straniere, c'era la necessità di evitare la disfatta. Quei ragazzi portarono nelle trincee una inaudita carica umana e morale, furono determinanti per la vittoria finale. Sono stati tante volte giustamente celebrati. Tanti venivano dalle loro terre, tra questi c'era anche mio nonno, consentito un ricordo personale, come c'erano i nonni di molti che oggi hanno la mia età. Ogni famiglia diede il proprio contributo, di sofferenze e a volte di sangue, e per questo quell'esperienza fu talmente sentita ovunque che ancora oggi troviamo in ogni comune d'Italia, anche nel più piccolo, un monumento ai caduti di quella guerra, coi nomi scolpiti sulla pietra, perché nell'immaginario popolare quei nomi dovevano restare impressi a futura memoria. E la sensibilità popolare, come spesso succede, aveva colto prima degli storici quell'impresa gloriosa, quei sacrifici dovevano restare come un monito per le future generazioni. E noi nel nostro piccolo questo monito ci siamo fatti carico di ricordarlo. Qui a Sant'Agnello il monumento ai caduti è stato posto nella piazza centrale davanti alla casa comunale. E proprio quest'anno abbiamo deciso, con il contributo del Lions Club, cui va il mio personale ringraziamento a nome dell'amministrazione dei cittadini, di realizzare un restauro conservativo del manufatto, opera di pregio anche sul piano artistico, realizzato dal famoso scultore Giovanni Niccolini, che acquistò anche la villa sul mare che, passata di mano in mano, ha sempre mantenuto il suo nome. Ma c'è di più, anche nello stradario comunale, per chi non lo sapesse, c'è ancora un segno che richiama la Grande Guerra. Alle spalle della casa comunale si trova via Armando Diaz. È il nome, come tutti sanno, del capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano che guidò la riscossa e scrisse il celeberrimo bollettino della vittoria. I nostri progenitori, con l'intestazione della strada, vogliono lasciare un'ulteriore traccia alla memoria collettiva, perché le nuove generazioni, giovani, i tanti